Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili radioascoltatori, buonasera, benvenuti alla trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Massimo Bonella, trasmissione che va in onda in collaborazione con l'emittente online Radio Saius TV di Treviso. Saluto alla regia, come sempre, Paolo Gavasso qui a Fontana Fredda e a Treviso Rosario Moreno con, come dire, in parallelo con Modena, dove c'è invece Ugo Moreno. Radio Saius, come sapete, è un network a più diramazione, ci sono più regie, poi c'è una serie di emittenti diciamo a diffusione locale che sono collegate con l'emittente diciamo madre Saius, e quindi insomma siamo tutti contenti. Vedo infatti che sorride Rosario, evidentemente siamo tutti contenti che questi emittenti collaborano per promuovere in più direzioni questa trasmissione che nasce qui da Fontana Fredda, da Radio Piper, che ricordo modula sui 93.8 e 88.800 MHz per tutto l'Alto Adriatico, in FM stereo ovviamente. Allora, in studio 2 vedo già pronto il nostro ospite, lui è Marco Grilli, che collabora con Pandora TV del movimento Alternativa. Poi ci spiegherà un po' meglio, ecco, questo suo impegno sul sociale con queste, diciamo così, organizzazioni molto interessanti. Quindi a questo punto io lo saluto. Marco, come stai? Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie Massimo, bene come sempre, è il mio motto, sempre bene. Perfetto, allora dunque io so che tu hai una certa preparazione anche a livello internazionale, infatti col movimento ad esempio Alternativa, ma non solo, Pandora TV eccetera eccetera. Abbiamo presidente di Pandora un noto personaggio che è Giulietto Chiesa, giornalista, ex europarlamentare, è stato per tanti anni corrispondente dall'est europeo per le principali testate giornalistiche italiane, conosce quindi perfettamente quello che è lo scacchiere internazionale, qui i vari giochetti, perché veramente qua dei giochetti. Io ad esempio non si capisce come mai adesso la Corea del Nord se ne sta zitta, ha smesso di minacciare, ha smesso di fare prove tecniche di test atomici, chiamiamoli così. Allora sembra che qua ci sia qualcosa di organizzato. In definitiva, stringendo il discorso, sembra che questi qua siano d'accordo, insomma, di fare il bello e il cattivo tempo, questo per capirci. Marco, cosa ne pensi? Quando parliamo di questi qua, a chi facciamo riferimento nello specifico? Ad esempio il coreano, poi il personaggio ultimamente molto discusso e criticato, giustamente criticato, mi riferisco a Trump, poi il primo ministro, ecco, della Cina, ma non solo, insomma, ecco, poi ci sono anche altri stati che ogni tanto stanno in silenzio, poi tornano fuori, tipo l'Iran, ad esempio. Dunque c'è un altro stato ancora che so che si trova in situazioni abbastanza drammatiche per quanto riguarda la popolazione, che mi sfugge il nome, la capitale è Sanaa, però adesso mi sfugge il nome dello stato, magari che tu hai già capito a che stato mi riferisco, lo Yemen, ecco. Sì. Ecco, dunque
Ecco perché mi viene da dire che tutti questi personaggi sono un po', sembra che siano d'accordo, che fanno un po' il bello e il cattivo tempo, magari non so, seguono una regia occulta, una regia che sta su quello che è il potere economico finanziario mondiale, e quindi loro si adeguano a fare, no, le marionette, il bello e il cattivo tempo. E poi naturalmente noi poveri cittadini ascoltiamo le notizie che arrivano dai mass media. Ecco, non tutti i mass media sono uguali, lasciamo stare i social network, perché per me sono proprio da abolire, perché lì ognuno va in quella piazza e dice la sua, e quindi me ne fa un bel minestrone. Quindi perlomeno allora quelli non li contiamo, teniamoci almeno su quelle che sono le testate o comunque emittenti radio televisive, mass media, che danno le informazioni. Ecco, so che voi avete Pandora TV, che è un emittente insomma che dice la verità, questo è stato verificato più volte, e quindi voglio dire, ecco, che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Quale indirizzo possiamo dare? Perché un ascoltatore viene a casa la sera stanco, morto dal lavoro, e dice: boh, adesso che devo fare? Mettimi a studiare quali sono le televisioni che dicono la verità. Cioè, capisci il problema? Ecco, ti ho messo lì un po' di elementi, no? Quindi un po' di carne al fuoco. Prego, allora, Marco. Allora, grazie per l'apertura. Fondamentalmente il discorso qual è? Le grandi emittenti nazionali sono tutte, se non schierate apertamente, comunque diciamo lo sono almeno in modo abbastanza occulto, per usare un eufemismo. Quindi vanno tutte nella stessa direzione. Le testate giornalistiche italiane sono anch'esse, se non diretta emanazione di partito, quantomeno per la maggior parte diretta emanazione della volontà dei gruppi di pressione principali e dei gruppi economici principali, per cui non è che possano raccontare qualcosa che i relativi padroni vada male o vada di traverso. Devono stare su tutto ciò che fa notizia, che fa richiamo, che crea sensazione e che chiaramente, tra le altre cose, porti la maggior parte delle persone ad avere quantomeno una un'informazione generica chiaramente sui fatti che sono accaduti, ma non su tutti i fatti che accadono, semplicemente su quelli che sono oggetto di interesse da parte degli stessi gruppi di pressione, che ricevono a loro volta pressione dall'esterno, quindi da entità ultranazionali, sovranazionali o addirittura da nazioni diverse da quelle che sono la nostra, e che ovviamente vanno nella stessa identica direzione. Leggi USA, NATO, leggi gruppi di pressione, o se preferiamo gruppi economici estremamente radicati, che agiscono anche nell'occulto, perché i principali attori della politica economica mondiale non sono gli stati sono gli esecutori di decisioni prese in stanze dei bottoni riservatissime e aperte soltanto a pochi eletti, alle principali famiglie del mondo che detengono la maggior quantità di capitali. Non possiamo tacere il fatto che la maggior parte, in un modo o in un altro, agisce in territorio statunitense e o risiede in territorio statunitense. Questo non vuol dire che siano statunitensi di origine, ma hanno trovato terreno fertile all'interno del territorio statunitense per poter portare avanti le proprie politiche economiche. Agiscono in territorio inglese o del Regno Unito, se preferiamo, agiscono in territorio tedesco, in territorio israeliano, in territorio arabo, agirebbero anche in territorio russo, se non fosse che in questo momento sono in contrapposizione i due blocchi, come era all'epoca della guerra fredda. Quindi stiamo in un certo senso tornando indietro. Poi gli Stati Uniti, visto che hai nominato Trump, sono veramente un enclave molto particolare, perché all'interno della stessa realtà convivono, come dire, mentalità diverse. Faccio un esempio su Trump stesso. Trump è il presidente mina vagante, non riesce ad affrancarsi dalle pressioni dei gruppi, diciamo, di produzione bellica, significa le principali industrie di armi, perché comunque continua a, in un modo o in un altro, fa
far investire e portare avanti la politica degli Stati Uniti di pressione nei confronti dei propri alleati, perché la spesa in termini militari continua ad aumentare. Questo perché? Perché nelle lobby di produzione delle armi, che sono fortissime negli Stati Uniti come comunque nel resto del mondo, non fosse altro che comunque in Russia sono in un modo o in un altro controllate, tra virgolette, non dal punto di vista del capitale, ma dell'azione, dal governo. Per cui i produttori di armi russi, che sono principalmente di natura, diciamo, paragovernativa, vanno soltanto laddove al governo va bene che vadano. Per cui non ci sono scambi, per esempio, di armi tra Russia e Stati Uniti, non c'è un mutuo acquisto reciproco di forniture di questo tipo di beni. Generalmente gli acquirenti sono praticamente anch'essi aderenti ai due blocchi contrapposti, per cui il mondo alla fine è sempre diviso in due, come lo era all'epoca della Guerra Fredda, per tornare a dire quello che dicevamo prima. Trump però è allo tempo stesso una mina vagante, perché lui con Putin parlerebbe anche volentieri. Di questi giorni la notizia dell'incontro che Washington stessa ha chiesto e che in questo momento è bloccato, per cui non ci sono ancora notizie iper certe sull'avvenimento o meno di questo, incontro pubblicamente reso noto tra sì. I due presidenti dei due blocchi contrapposti, i leader dei due blocchi contrapposti, e quindi non si sa dove andiamo a finire, e questo rende Trump non estremamente affidabile anche per le lobby di potere. Perché? Perché lui comunque agisce, come già dissi tempo addietro, agisce con una logica anche imprenditoriale, per cui va dove anche i suoi interessi potrebbero portarlo, e i suoi interessi innegabilmente lo portano verso Cina e Russia. Perché? Perché sono i due fronti economici che reggono meglio il gioco su scala mondiale. L'economia degli Stati Uniti, l'ho detto e lo ripeto, non è così ricca in questo momento, come invece tutti i media, soprattutto quelli statunitensi, vogliono far pensare. E poi dobbiamo pensare a un'altra cosa, ragazzi: quando si parla di certificazione del credito, o se preferite di rating, come si suol definire in termini finanziari, su scala mondiale intervengono prevalentemente tre agenzie che sono di origine statunitense. Quindi voglio capire come si fa a stabilire che tre agenzie di un territorio a noi esterno possono essere considerate affidabili e indipendenti quando agiscono in un modo o in un altro agli ordini delle lobby di potere che condizionano il modo di fare dell'amministrazione statunitense stessa. Certo. Okay? Quindi quando ragioniamo a questo livello abbiamo già capito che tutti i dati sono falsati all'origine. La comunicazione viene comunque prodotta in funzione di determinati interessi, quindi ti porta a conoscenza di alcune cose, ma parzialmente, e soltanto parzialmente, sia per ogni tipologia di notizia che anche in funzione della scelta degli argomenti da trattare, perché voglio creare sensazione, stupore, e voglio che la popolazione venga condotta mentalmente verso una direzione o verso un'altra, che è verso l'apprezzamento di determinate cose, ivi incluso il protettorato statunitense, visto che noi siamo una colonia di fatto, o l'avversione verso la Russia, che è l'orso cattivo, espressione del post-comunismo, che mangia i bambini. Non è così che funziona. Allora, scusa, se ti interrompo un attimo, solo per ricordare, per chi si fosse sintonizzato, questa è Pineta Oggi Menti nel Mondo, trasmissione settimanale in onda qui su Radio Piper, sui 93.8, 88.800 MHz, in collaborazione anche con Radio Science TV Online, che ci ripete gratuitamente questo nostro programma. Dunque, allora, a sto punto, caro, stiamo parlando in linea generica, non ho toccato ogni notizia in particolare, perché l'elenco sarebbe smisurato. Sì. Parliamo di Iran e anche di Iraq, se vogliamo. C'è stato il terremoto magnitudo 7.2. Sì. Sì, esatto, 7.2 magnitudo, una scossa molto forte l'altra sera. Ma allora io quello che mi domando, no?
a questo punto, stando sempre cioè, a livello generale, perché forse magari, ecco, anche i nostri ascoltatori riescono a capire un po' meglio, perché se poi ci addentriamo con delle zoomate ci si perde, perché veramente qua questa umanità ha ridotto il pianeta in una maniera, io credo che veramente in tutti i campi è un disastro, è un caos, o comunque la strada è quella. Ecco, non so se siamo addirittura arrivati a un punto di non ritorno, ma comunque adesso senza rischiare rischia questo poi a zoomare le cose. Stando in generale, se, guardando il mondo dall'alto, vedi che c'è questa situazione. Chiedo, ma chi è realmente che comanda sto pianeta? Ma qualcuno direbbe più genericamente, perché ormai è passato agli oneri o onori della cronaca, il gruppo Bilderberg, ma in realtà quelli sono in pochi, ma non sono gli unici, perché in realtà anche quelli rispondono ad altre logiche, quindi alla fine esatto, la piramide arriverà ad un punto in alto, quindi arriverà, sono sempre poche persone che comandano altre poche persone, in pratica sì. non c'è una persona, o meglio, non vorrei spostarmi su argomenti particolarmente scomodi e fare, come dire, una transizione dal mondo reale a quello esoterico, per cui eviterò di dire che sia il diavolo a governare, ma in realtà è proprio così. Poi questo diavolo non ha la forma di Belzebù come ce lo immaginiamo noi, diciamo che ha assunto una forma differente. Il diavolo per noi in questo momento è l'economia basata sulla finanza dopata, sulla moneta, sul concetto stesso di utilizzo della moneta, che non è più un semplicissimo mezzo di scambio ma è un mezzo di schiavitù. Ecco qui la parte negativa, no, del male, no, che porta le popolazioni a star male e a morire di fame, eccetera. Quindi, a fin fine, questa manipolazione, questa, ecco, potremmo già un po' vedere dei bagliori, no, dei leggeri bagliori, cioè praticamente questa situazione economica è questa regia che sta dietro a questa situazione economica ha un regista, quindi per me è riconducibile a una persona alla fin fine. Ma comunque, ecco, non addentriamoci troppo, altrimenti perdiamo. Ecco, ti lascio proseguire. Era solo così una piccola precisazione che volevo un attimo. Allora, ragioniamo in termini più pratici. C'è una effettiva, io non sto parlando, diciamo, da comunista rivoluzionario. L'analisi molto spassionata è questa: sostanzialmente il 90% della ricchezza mondiale è in mano al 10% della popolazione mondiale. Poi in realtà i dati sono anche più tristi, nel senso che è ancora inferiore la percentuale di persone che detiene l'effettivo potere economico. E queste sono quelle che possiamo far nomi? Non possiamo far nomi singoli, individuali, perché si parla anche di famiglie, di imperi costituiti nel corso dei secoli, per la verità. Vuoi leggere l'influenza dei Rothschild, vuoi leggere l'influenza di, che posso dire io, altre grandi famiglie, tanto per fare un esempio. Diciamo che sono quei grandi detentori di potere economico, quindi che in un modo o in un altro vedono tirare le fila ai propri burattini, perché hanno i burattini che tirano fila di altri burattini, praticamente una sorta di piramide che si è formata. Poi ci sono i grandi detentori di potere economico, sono quelli che dettano le leggi sulla circolazione della moneta. Vogliamo fare un esempio più in scala ridotta su un, diciamo, in un argomento specifico, parliamo di diamanti. In Italia si era formato un cartello diamantifero di rivendita alle banche da parte di due entità. Una era DP o DPI, che poi comunque è un'azienda italiana, Diamond Private Investment, okay? Che con un altro ente si erano spartiti praticamente la vendita dei diamanti alle banche, e sono stati anche recentemente condannati questi due enti. Perché ovviamente hanno violato tutte le regole di mercato e oltretutto fornivano diamanti alle banche che li rivendevano al 100% del valore effettivo come ricarico. Quindi stiamo parlando di un investitore che, anziché pagare un diamante il suo valore o il minimo del ricarico corretto, per poi anche partire in funzione di apprezzamento e di rivalutazione, quindi di crescita del valore del diamante stesso,
stiamo parlando di più 100%, quindi compravano a due volte il valore effettivo della pietra, quindi perché la pietra prendesse effettivamente valore, scusate il giro di parole, diventava un percorso estremamente più arduo. Questa è un'espressione dei cartelli. Sopra questo cartello c'è il cartello di distribuzione di diamanti su scala mondiale, che si muove tra Israele, New York, Anversa, dove c'è la borsa dei diamanti internazionale, che fino adesso ha gestito il mercato diamantifero come effettivamente risorsa di stabilizzazione economica, perché ricordiamoci, il diamante è un bene rifugio, anzi è il bene rifugio per eccellenza, non lo è nemmeno l'oro, attenzione, nonostante le riserve finanziarie dei paesi sia stabilito internazionalmente vengano misurate in oro e ci sia l'oro più o meno fisicamente stoccato all'interno delle grandi banche centrali, poi in realtà non è così perché è concentrato soltanto in alcuni posti, ecco che il diamante è il bene rifugio per eccellenza, quindi un'interessantissima forma di investimento, se non fosse che se ti rivolgi al canale sbagliato, vedi anche quello bancario, rischi di non investire ma di spendere denaro, perché prima che diciamo, il bene stesso si possa riapprezzare, campa a cavallo che l'erba cresce. Quindi ecco un altro modo per soggiogare la popolazione, trasmettere informazioni falsate anche semplicemente su questa cosa, che permette, è uno dei fattori che permette all'economia di girare. Attenzione, il mercato italiano è il primo mercato europeo nella vendita di diamanti, e stiamo parlando del dichiarato. Qui faccio puntini, 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 tanto per spingere a una riflessione. Ecco, io direi che proprio con questa riflessione, che insomma ce n'è di carne al fuoco, anche perché ho appreso notizie che poi non sapevo molto bene, quindi potremmo magari anche ritornarci su questo argomento. Io direi quindi a questo punto, se non so, vuoi aggiungere qualcosa, dare qualche indicazione come siti internet che ci sta ascoltando, altrimenti io andrei in conclusione. Allora, io consiglio sempre a tutti di andare a vedere, perché costituisce un contraltare informativo ai canali già conosciuti, per esempio sputniknews.com, poi ovviamente ribadisco pandoratv.it, sì, che è di fatto la televisione fondata da Giulietto Chiesa proprio per fare controinformazioni di grande qualità, soprattutto su tematiche di livello internazionale. Poi dovrei fare un'autocitazione, non è che sia proprio il massimo della vita come cosa, io sai che ma più di qualche ascoltatore lo saprà, io conduco una mia trasmissione dove mi sono ripromesso di dare informazioni su argomenti che normalmente non vengono trattati. Ecco, fammi una cortesia, dire anche cose cose scomode, ecco. Ecco, ricorda pure questa trasmissione che va in onda su radioscience.it. Sì, nonché sul mio canale YouTube che ho fondato apposta, che sto cominciando a implementare, così come altre soluzioni dal punto di vista del web. Il web è molto più libero della comunicazione via etere, tanto per dire per aggiungere un'altra pillola. Questa trasmissione si chiama Grilli per la testa ed è in onda in diretta generalmente, o comunque ogni tanto, come è successo oggi, chiedo alla regia di mandare una replica, soprattutto sulle trasmissioni che possono avere un interesse maggiore, e quindi chiedo di battere sempre sullo stesso argomento, salvo poi svilupparlo in altri momenti. Grilli per la testa su Radio Science il martedì dalle 18 alle 18:50. Grazie per lo spot pubblicitario. No, di nulla, non è pubblicità, è informazione questa, quindi su questo ecco, vai tranquillo, come si suol dire. Benissimo, allora ricordiamo quindi appunto, ecco, anche Pandora TV online, pandoratv.it, sono poi da lì naturalmente l'ascoltatore potrà fare le proprie diciamo i propri come si dice, approfondimenti. Ricordo anche le nostre frequenze qui da Radio Piper di Fontana Fredda, storica emittente radiofonica
sismica dal 1980, 93.8, 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Per l'Alto Adriatico intendo, perché c'è chi mi ha chiesto, intendo dal Veneto orientale fino a Trieste e anche oltre, c'è chi ci ascolta anche da lì, i nostri, ad esempio alcuni dei nostri connazionali che vivono in Istria slovena ed in Istria croata, che li salutiamo cordialmente. Bene, ringrazio Marco Grilli per queste riflessioni, per queste spiegazioni, lo troveremo ancora una volta qui a Pineta Oggi Eventi nel Mondo. Ringrazio alle regie rispettivamente qui a Fontana Fredda Paolo Gavasso, a Treviso Rosario Moreno, a Modena Ugo Moreno. Grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni musicali. Grazie a tutti, ciao. Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.